Vorrei far notare ai colleghi che l'Italia, come ha detto giustamente il capogruppo di 5 Stelle che mi ha preceduto, merita rispetto. Ma qui non c'è qualcuno in quest'Aula che ha il monopolio della rivendicazione del rispetto. Tutti noi vogliamo rispetto, soprattutto davanti ad affermazioni come quelle del commissario Oettinger, che sono esempio di eurostupidità. Per cui, onorevoli colleghi, qui la distinzione non è nell'aula tra chi accetta qualcosa e chi non l'accetta, perché davanti alla stupidità, all'arroganza, all'autolesionismo siamo tutti italiani dalla stessa parte. Aggiungo all'onorevole senatore che mi ha preceduto: la stampa internazionale, per favore, evitiamo di scandalizzarci. La critica a volte dà fastidio, soprattutto quando la si riceve, ma io non ho visto eguale indignazione da parte del Movimento 5 Stelle quando i governi di Berlusconi prima, di Renzi dopo, di Gentiloni sono stati attaccati con eguale arroganza dalla stampa internazionale. Silenzio totale. E forse, colleghi, c'è stato anche qualcuno che ha approfittato della lettura di questi giornali internazionali per operare all'interno del Paese, per delegittimare i governi, fossero essi di centrodestra o di centrosinistra, che si sono democraticamente susseguiti alla guida del nostro Paese. Qui, colleghi, non siamo all'anno zero, perché c'è una rappresentazione di comodo di tutto quello che sta capitando nelle ultime ore in Italia, come se fossimo all'anno zero della democrazia. Finora qualcuno ha estorto al popolo il Paese in modo antidemocratico, oggi c'è qualcuno, cavaliere solitario, che ha restituito lo scettro al popolo. No, guardate, da De Gasperi a Gentiloni, qui nessuno ha espropriato niente, ma gli italiani si sono espressi col voto democratico. E, onorevoli colleghi, nessuno ha vinto, purtroppo per tutti noi, nessuno ha vinto le elezioni del 4 marzo. C'è stato un partito che ha avuto, io sì le ho vinte, nel mio collegio le ho vinte, c'è stato qualcuno che ha vinto, guardate, l'intolleranza con cui mi interrompete è esattamente la dimostrazione di quello che siete, perché qui devono parlare tutti. Bene, colleghi, qui c'è un partito che ha avuto la maggioranza relativa e c'è un raggruppamento e una coalizione che ha avuto la maggioranza relativa. Ma quello che non era stato detto a nessun italiano era che questa coalizione era virtuale, ma il giorno dopo un pezzo di essa si sarebbe staccato per fare un'alleanza con coloro che in campagna elettorale aspramente si erano contrapposti. E questo è un grande inganno, cari colleghi. Sentite ragazzi. No, per favore, lasciate esprimere, ognuno ha diritto di dire quello che ritiene, il Parlamento è fatto per questo, per favore. Onorevole Presidente, se c'è qualcuno che pensa che mi possa... Per favore, fatelo finire. Un asilo infantile, cioè, dopo 35 anni si figuri se ho il problema che qualcuno mi interrompe. Dunque, nessuno aveva vinto le elezioni. E probabilmente va detto agli italiani che questo patto che ci è stato annunciato come il governo del Paese
non era voluto da almeno uno dei due contraenti che si è preso gioco dell'altro portandolo nel fosso. Per cui, cari colleghi, vi capisco, vi esprimo solidarietà. Vi esprimo solidarietà, cari colleghi, perché capisco che essere presi in giro dà fastidio, ma questo è quello che è capitato ed è sotto gli occhi di tutti gli italiani. E infine, esiste la Carta Costituzionale, quello che valeva per tutti i governi della Repubblica nell'atto della nomina dei ministri, non poteva non valere anche per questo. E se voi difendete la Costituzione con la tensione morale che avete enunciato, dovete difenderla tutta, non a piacimento, a intermittenza, secondo dei vostri comodi. Allora, cari colleghi, qui non c'è in fieri nessun governo che espropria, perché semmai c'è un governo che per la correttezza istituzionale viene istituito per evitare che il governo passato possa gestire, perché frutto di un equilibrio politico diverso, il processo elettorale, per cui semmai ci sarà un governo di garanzia per dare agli italiani la parola che voi richiedete, a dimostrazione del cumulo di contraddizioni che sono state portate anche oggi all'Aula del Senato.